and Propliance. Oggi abbiamo, ci siamo portati Marchetto. Marchetto. Marchetto, lol. Ci ha portato la sua deck profile del Madolce che ha utilizzato a Reggio, dai, parlate. Di Pesaro, ho fatto 4-2 con Madolce. Parto subito con la deck profile, dopo vi dico cosa ho fatto, cosa ho combinato. Abbiamo tre magilene. Marchetto, un attimo, una cosa. Dimmi. Il video non lunghissimo perché dopo ci vuole troppo a caricarlo. Ovviamente. Le tre magilene, una saccina del mazzo, 1400-1200. Tre angeli, la carta più forte del mazzo, molta più forza del mazzo. Tre hotcake, la carta per la combo, veramente molto forte. Tre giurati, prima ne giocavo due, ora ne gioco tre perché ho visto che il terzo lo cerco molto spesso, quindi meglio tre che due sicuramente. E due mio foglie, due perché sono pesantissimi, se non hai il target in mano sono gialli. E ovviamente ho giocato doppia mano di fuoco e doppia di ghiaccio perché sono forti e vincono da soli contro alcuni mazzi e ti fanno schiantare un terreno già perso. Certo, contro Shadow parti di mano. Contro Shadow sono fortissimi, quindi perché non giocarli, insomma. Mangio il doppio Shadow, sono poche ovviamente. Un ticket perché basta, tanto se ti va solamente una volta per turno non è come la fabbrica dei Wind Up. Due calice per contro Shadow e doppia lancia. E la gioco perché è super, no perché è forte, ma perché boh, così mi piaceva. Lancia è forte. Palosa, che è la carta più sbagliata penso esista in sto mazzo, perché la TV è che tutto poi dà la mano. Tre top stun e due wire tap. Allora, ho giocato tre stun e due wire tap perché allora questa è forte contro Warning, questo invece è forte contro quando devi fare una combo, se te becchi tipo Vanity, Trap Stun, quello tipo si mette a piangere perché non sa che fare, sono stato a vedere la combo. Doppia Vanity, la carta del meta che per me verrà bandita. Non date gli ascolto, non opinioni. È vero. Doppia Back to Skill contro Shadow perché il mazzo Winda non lo sopporta e non penso anche di essere l'unico. Doppia Prison sempre contro Winda. Warning. Compulsory. E ho giocato Bottomless. Allora, ho giocato Bottomless per un semplice motivo. Contro Shadow si sta rivelando molto forte, in quanto è forte contro Shekinaga, una carta che questo mazzo non sopporta molto forte. E molto bene, insomma. E contro Clifford se fa la Pendulum l'attivi gli bandisci 5. Anche 3, insomma, gli fai un meno tantissimo e il mazzo non si riprende. Extra deck, 2 tiara. Marchetto, parla un attimo dopo del Regio. Exciton. Castel, perché Castel è forte. 101 che non ho mai fatto, però 101 ci sta. Dueller. Ragna 0 contro Clifot. Quanto sta adesso 103? Poco, non lo so, non stavamo anche tanto prima. Direwolf per fare le carte fastidiose. Rhapsody contro Lightsworm e Cowboy Rank 3. Reviar che fai sempre insieme all'Invoker. Alucard contro i mazzi che setano tanto per levare le set fastidiose. Z-Minus e Ingegnere. Allora, parlo del report, sai, non la mostro perché non serve, tanto è personale, per il Regio non ho beccato Clifford, quindi è inutile farvela vedere, se ho beccato tutti i mazzi fuori al meta, e vabbè, e te Shadow. Primo turno ho beccato Lightsworm, con cui ho perso 2-1 perché mi fa in end doppio Needle Bug Nest, macina 3 viverne, mi fa tipo 3 gelino il turno dopo che chiude. Macinare 10 con Needlebug è troppo brutto perdere così. Il secondo game lo vinco perché faccio Vanity e quindi non si riesce per riprendere, perché c'ho in campo c'avevo tipo tanti bei mostri forti, non riesce per riprendersi. E il terzo game lo perdo perché mi fa Royal Decline End, io avevo 4 settate, lui tipo mi fa Diabolos GD e meno TK. Secondo turno becco Clifford, Burning Abyss, vinco 2-0 dopo 10 minuti perché
vedo Trapstan e tutto. Lui mi fa Firelake, tributo 2, Trapstan, Vanity. Tipo, non può fare niente perché non, fa, non, può, non può neanche fare le special. Non può fare niente. Vabbè, e il secondo game stessa cosa. Terzo game becco un altro Shadol. Anzi, il primo Shadol che perdo 2-1. Non lo dico nemmeno perché tanto ho perso la prima perché vede tutto. Io non resisto dopo un Regeki e un BLS, non posso farci niente. Il secondo lo vinco perché vedo, parto da una abbastanza forte. E la terza i bot che mi farma adesso e mi bitta infinitamente, non posso fare niente. Quarto turno becco Battery Man, vinco 2-0 con 2-3K, non sto neanche a raccontarlo. Quinto turno vinco 2-1 contro Shadol, che tipo mi fa Winda, io c'ho 3 settate e il gelato con castello, lui fa Winda, Dad, effetto The Dad, back to skill, picchia prison, trovo tipo io ti capo perché pesco Angeli, scusate, anche io posso sculare ogni tanto. E vabbè, gente che si sente figa perché gioca una doccia. E la terza lo disintegro perché tipo gli faccio talpina, gli inizia a bittare i Winda, cioè ha costrutto, tipo se le fa le fusion a random per riciclarsela e perde. Sesto turno becco un altro Shadol che vinco da zero facilmente perché mi fa Majesty, si becca botto, mi ha detto no, poi io ti cappo. E il secondo game mi fa costrutto sotto Majesty, mossa stupidissima, non fa gli effetti, picchia con Majesty, lancia su Majesty con Ciao Gelato che era un 200, picchia con costrutto, si becca prison e li finisce la partita. Vabbè, questo cioè il mazzo tuo ti cappa con delle caramelle. Vabbè, ci sta. Vabbè, lo ticappare, beh, sempre questo pure Furni, ma lo ticappa, cioè te cala un 2000 che fa attacca 36 volte, perciò non è proprio una cosa bella. Vabbè, e questo è tutto, sono contento per il torneo, se non avessi perso contro quel Shadol che in teoria meritavo di vincere, ma vabbè. È un gioco, se sei perdi, se no niente. Oppure te la prendi con l'avversario e la sotto a fine partita. Ah, quello sicuro. tanto. Non fatelo, No, vabbè, era anche un amico che vabbè alla fine ci ho perso, ma. Chi era? Bellucci. Ah. E vabbè. No, non puoi più dare un cazzotto a lui è troppo pompato. LOL, non prendete con quelli che sono più forti di voi, ragazzi, ricordatelo. Sì. Vabbè, qui è tutto. Non col mazzo, è prestanza fisica, diciamo. Ah, quello sicuro. Da me è tutto, per novità beveranno dal nostro caro cappello. Vi saluto anche tu. Allora, questo era Italian Pro Players, vi aspettiamo al prossimo video. Vuole montarsi Farmival, ma... No, non è vero. Sì, dai, ammettilo. No, non è vero. Hai qualche altro da portarci? Non ce l'ha. Devo aspettare che esce. Vabbè, dobbiamo trovare qualcun altro che ci abbia qualche profile utile e abbastanza buono. Porterò la next profile del mio Shabis. Non credete. Io ho Shabis. Sì, sì. Diceva di avere pure Nobel, ma non ce l'aveva. Ah, finché non so uscire le cose là. Sì. Dai, no, quelli me li tengo, scusa, no. C'è gente pezzente in giro. Scusate, stanno 10 euro l'uno, io non posso fare niente. 10 euro uno, stanno 5 euro. E chiudi sto video che fai ridere. Questo è Italian Pro Players. Sì, Italian Pro Players. Vi aspettiamo al prossimo video. Bella. E al prossimo video. Ciao, farà male il nostro